domande. In realtà da una parte faccio un po' di video lezioni normali, insomma, quelle classiche, però faccio anche divulgazione, storia della matematica, un po' di curiosità, applicazioni, insomma. Perché la matematica con i follower, lo so. Di andare d'accordo, mi la sfida colpisce. È un po' quella, però diciamo che è un supporto a tutto il resto che faccio, insomma, l'insegnamento, da poco ho scritto un libro, insomma, quindi bello se sei un insegnante. È più un supporto per questo. Fondamentale. Sì, sì, però c'è tanta gente che comunque... Sì, c'è quello della fisica, quello come del no? ragazzo... Che è pugliese come me, tra l'altro. Ah, sì, lo stesso. Sì, sì. Che pure anche lui... ma io ritengo che sia proprio giusto farlo queste cose, perché i ragazzi certo. hanno bisogno che vengano presentati in maniera diversa le materie. Tu non ti puoi presentare come una volta. Io amavo la matematica, sono laureata in architettura proprio perché amo. Però vuoi mettere quando c'è un insegnante no. fantastico. Però sai che c'è tanta gente che magari ha un conflitto non risolto con la matematica e comunque ci prova, cioè nel senso ci si mette in gioco più di quello che si possa immaginare. No, assolutamente. Ma perché forse è anche una cosa un po' con se stessa, dice possibile che non devo capire. Che poi invece ognuno ha le sue caratteristiche, le sue sfaccettature, che significa. Io per esempio amo moltissimo pur la letteratura. Stranamente uno dice loro o matematico o letteratura, no, mi piacciono entrambi. Invece la fisica, francamente, insomma, ecco. Sicuro inizialmente ero un po' più appassionato di matematica che di fisica, ora la insegno, quindi diciamo che poi ci sono appassionato pure. Ma poi diamene, dai. La fisica è veramente molto interessante, se raccontata bene, al solito. Sì, è vero. Ma in ogni campo, cioè dopo tutto, non è che solo sono gli insegnanti, anche gli insegnanti. E chimica. Però, e invece io siccome l'ho conosciuto già prima, lui ha scritto un libro, e tu sei una giornalista. Sì, lavoro qui a Rete 8. Ah, lavori qui a Rete 8? Che carino sì, allora, sì, ho fatto guarda. Il TG. E come si chiama? Questo è un romanzo, cioè sono sei storie. Anna Di Giorgio, se ti conosco di nome. Allora, sì, tengo io il libro e poi te lo do a seguire, così lo faccio pure il libro magari, lo tengo in... così lo faccio vedere e poi dopo. Ci ho pensato dopo. Così? Quando sei venuto, ti conoscevo, infatti. Eccolo qua, però ci ho messo qualche formula, ma è divulgativo, insomma. Come si chiama? La matematica della felicità. Quindi proprio... E voglio dire, la sfida della felicità, della felicità. Che siedo? Bello. Dove? Qua? Il coraggio di scrivere una cosa sì. simile. Io c'ho il primo. Possiamo non lo so come siamo disposti. Vado. Dobbiamo sederci? Vogliamo un parte, non mi ricordo il nome. 4. Ha mai detto questo? 3, 4, 4. Qui? Ok. Io qui, vero? 4, Paolo di Pietro Morale. 5. Te lo prendo io. Ma no, vabbè, volevo la mia borsa. 5, 5. Ce la mettiamo subito, no? Se no dopo come fai entrare? Ah, certo. Qua. Sei tu il primo? Lei qua. Perché avevo capito, ah, bene. Ah, perché ha messo, perché mi aveva detto uno, ma ha messo adesso perché io ho un quadro da far vedere. Buonasera, buonasera, benvenuti a Consigli per gli Acquisti Show, ma avete visto che ospiti meravigliosi, però se avete occhio sicuramente vi siete già accorti che manca la poltroncina con il nostro Alfredo Scogna, Covid, che ve lo dico a fare, però state tranquilli, poi se riusciremo faremo anche una piccola incursione a casa sua e ci faremo rassicurare tutti sul suo stato di salute, aggiungo che anche la nostra Valeria ha il Covid, come state voi? Bene, vi prego, resistete! E soprattutto adesso mettetevi comodi perché Consigli per gli Acquisti Show può cominciare. Ed eccoci qua, mi sto già preparando a fare, come dire, la base, no? Che fa da intro ai nostri ospiti.
Vediamo che cosa esce in assenza del nostro Alfredo, però non parliamo di assenze, parliamo di presenze, perché ce ne sono veramente meravigliose in questa puntata. In anteprima le avete visti, molti volti li avete già riconosciuti, ma è opportuno presentarli per bene. Allora, come sempre, parto dalla mia destra e vedo la nostra Gisella Bianco, gallerista di Spazio Bianco. Ciao! Che grazie. Bello, dolcezza che sei, e parleremo di un'opera che si intravede già nel tuo primo piano, e sicuramente ci saranno delle cose meravigliose da dire, da gran donna di cuore che sei. E poi saluto, grazie. E alla mia, sempre alla mia destra, il professor Rocco Dedda, professore influencer. Ciao Paola, grazie per l'invito. Grazie a te, ti do del tuo, Rocco, e ci mancherebbe, viene spontaneo, anzi, mi dispiace che non ci sia appunto il nostro Alfredo, perché qui ti avrebbe fatto un drang di quelli proprio nutriti e corposi, perché andiamo a parlare di matematica. Già. Signori miei, matematica in una prima serata in TV, ma ne sentirete. E poi passo qui alla mia sinistra. Oddio, mi sento già wild. Davide Nanni! Ma ciao! Grazie, è stato un piacere essere qua. Ma non sai, per me, per noi, grandissimo chef. Allora, io sono una tua grandissima fan, lo sai, ma più che altro perché non rifaccio le tue ricette, te lo dico, ma non so neanche se sono capace o meno, non me lo chiedo, ma io ti guardo perché mi incanto, cioè vederlo cucinare nei boschi, e chi lo segue lo sa, è veramente incantevole, il bosco incantato, ecco, dobbiamo rinominarlo così. Ma insomma, tra poco parleremo di Davide e di tutte le novità che lo riguardano, ma saluto qui di casa la nostra Anna Di Giorgio. Buonasera Paola, a te, ai nostri telespettatori, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ma grazie a te Anna, vedi, stringi tra le mani il tuo bellissimo libro, tante presentazioni, sì. In questo periodo ci racconterai anche le emozioni che stai provando, che so... che sono tante, poi è un libro così intenso che veramente sarà bello soffermarci. Sì, a proposito, grazie. Di libri, è già lì pronto con il suo La Murena uccide in silenzio. Io mi porto avanti, tremo. Gino Corcione! Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Perché non sei incantato da me? E sei incantato da me? perché di te ho paura, io ti temo, ecco. Lo ti ho detto che tremo, capisci? Però vedete quante emozioni proveremo noi questa sera, Allora io parto perché ovviamente abbiamo tanta fretta di trattare tutti questi argomenti, ne sono tanti e vogliamo farlo per bene. Parto da te, Davide. Te l'aspettavi che partivo da te? No, hai visto? Pensavo, la prima sorpresa della serata. Partiamo in escalation, no? Invece... No, voglio partire da te, anche perché, allora, intanto diciamolo subito, qui si ride, si scherza, però tu sei molto amato non solo perché sei un grandissimo chef e soprattutto non temi nulla. Tu puoi arrivare pure in apocalisse, tu mangi, ti cucini, che è una cosa, ti basta veramente un coltellino, può bastare. Niente, lui fa il tutto. Il coltellino è mio papà. È tuo papà. Perché senza papà non faccio niente. Ecco, io mo stavo per dire, però noi ti amiamo perché sei una persona di grande cuore. Già ti sei portato proprio avanti, perché con questa affermazione avete capito di chi stiamo parlando. Un uomo che mette la famiglia sempre e comunque al primo posto, ma soprattutto di grandissima generosità e tenerezza. Non sei cambiato nel frattempo, vero? L'ultima volta mi hai fatto piangere, Davide. Infatti, ti ricordi? Già c'ho la lacrima. No, ti prego, ti prego, perché non c'ho neanche il tempo pratico poi per rimettere il trucco. Sei veramente un cuore di quelli teneri, e questa cosa a me piace. A me gli uomini col cuore tenero piacciono in generale, ma soprattutto i professionisti, e il successo non ti ha cambiato. Intanto so che c'è una bella novità nella tua vita, non per farmi i fatti tuoi, perché io non mi occupo di gossip, non mi interessa, però so che sei molto felice, hai trovato l'altra parte della tua, della luna, della mela, non so come definirla, quindi è un bel periodo, Davide. Sì, sono contento perché appunto dopo varie insomma delusioni che ho avuto in precedenza, dove tante persone mi avevano fatto credere sbagliato sia a livello di relazione appunto che sul lavoro, avevo anche finito per crederci, no? Come ti dicevo forse anche l'altra volta, io non sono approdato sui social proprio in periodo di Covid, ma forse subito dopo, perché nel periodo di Covid ho riflettuto molto sulla mia vita, no?
cosa mi aveva fatto male, cosa non mi aveva reso triste e cosa mi aveva reso felice. Sì. Quindi ho fatto un po' un'unione e diciamo che poi alla fine ho tutte le cose che mi hanno fatto credere di me sbagliate, io le ho trasformate in punti di forza, ovvero magari mi prendevano in giro perché vivevo a quel paesino, no? Dove Castrovalva si dice che le galline portano le mutande perché se fanno le uova vanno a destra e a sinistra, no? Quindi invece perché stiamo sul cucuzzolo, però adesso Castrovalva ma ancora 15 abitanti? 17. 17 sono trasferiti tre ma il borgo più piccolo d'Italia? Sì, uno dei più piccoli ma pensate che vita autentica che si può fare in un posto così, eh sì, noi lavoriamo, abbiamo le pecore, tutti le capre, il ristorante. Tutti parenti ovviamente. Sì, più o meno, ma pure là guarda alla che fine, quando si è pochi si conoscono i pregi e i difetti. Quindi lo so, è lo so, che è lo non che... fa d'accordo. Certo, oddio, litigare su 17 è difficile perché poi ti incontri per forza. Sì, magari ti eviti. Ma poi le strade sono due, quindi se uno si vede fa il giro sotto e quindi non ci rincontra. Che meraviglia, che meraviglia. Non lo conoscevo, quindi... ci hai incuriosita, adesso dobbiamo venire ma a per forza, ma anche perché adesso sentirai ma io l'ho seguito, c'è un ristorante dove qua bisogna andare per forza, è un agriturismo tra l'altro, un agriturismo, vabbè che... però dicevo, ripartendo dai cambiamenti e poi entriamo in maniera wild, vero, nella tua vita professionale, però ci tenevo a farti complimenti perché sei passato, e purtroppo siamo in un'epoca in cui queste cose contano, sei passato da 137.000 follower a 200.000. Dico dall'ultima volta che ci siamo visti, cioè 70.000 follower in più così, tac, 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 200.000, ma che si prova ad avere 200.000 follower? Guarda, come ti dicevo, proprio qualche giorno fa ho fatto un video su Instagram, ho pubblicato lì anche su Facebook, dove dicevo, raccontavo proprio la mia storia, no? Io sono provato sui social proprio perché a un certo punto ho avuto bisogno del consenso delle persone per capire, prima di tutto per ammettere a me stesso che non fossi così come mi facevano credere, ma poi con il calore della gente e con il consenso delle persone ho cominciato a credere davvero che non fossi così sbagliato e sono rimasto sempre me stesso, perché io quando vado a fare video mi diverto veramente, cucino, a parte mi scordo pure delle telecamere ed è quello che arriva poi alle persone che mi fa più piacere, perché cioè io guardo papà che certe volte quando facciamo i video pure sulla neve quel poveraccio, cioè mi fa le riprese col naso che gli goccio, bene o male mi muovo, mi scaldo, lui sta lì con mezzo di piedi nella neve e dico, penso nella mia testa, ma quel santo uomo che glielo fa fare, cioè, però poi pure lui adesso... C'è mamma che dietro ci dà la forza, no? Perché lei è là, la colonna è sempre una donna. Vero. E io e papà, sì, papà è diciamo, il braccio, perché comunque lui lavora pure di più di noi in azienda. Io sono il volto, però poi ecco, cucino al ristorante, mi muovo così. Però beh, alla fine siamo tutti legati, siamo tutti, ognuno ha il suo punto di forza e insieme facciamo una squadra bellissima. Che meraviglia, tu ci raccontasti, adesso non siamo qui naturalmente a replicare le cose che hai detto anche tantissime altre volte, i tuoi fan lo sanno, tu sei partito per Londra, poi sei stato in America, insomma hai fatto veramente un grande percorso alla ricerca della felicità, finché hai capito che la felicità era dove... Da dove è ripartito? È una frase che mi diceva mio nonno quando ero piccolo, mi diceva ricordati nipote mio che l'America sta alla casa te. E io sono dovuto andare in America per capire dove stava casa. E nonno, io penso che sia un po' tutto collegato il mio percorso, nonno, nonna, perché praticamente quando io feci il primo video nel bosco, andai proprio nella terra in cui io ero, nel momento triste, andai in un posto per me felice da ragazzino, dove nonno mi portava sempre lì a pascolare le pecore. Io mi potevo sfogare perché in campagna non facevo guai, perché ero molto vivace. E praticamente sono riandato in quel posto, feci la cipollata con papà e quel bastoncino che utilizzo, il lillo, è la forchettina che mio nonno mi faceva quando ci dimenticavamo le forchette. Lui faceva sti bastoncini e ci mangiavamo con sti bastoncini dove, sai, i rami si biforcano, li tagliava e quindi è diventato un po' il mio tutto fare, no? Io ci giro le uova, ci scolo la pasta, faccio gli impasti, ci giro la crema pasticcera, quando... Cioè, è stato tutto, sai, quando tu dici un segnale dall'alto, io forse ho iniziato a credere davvero che sia così, perché è tutto troppo collegato. Quel bastoncino tutti lo amano, tutti mi chiedono il lillo,
Sì. Quel posto lì è quello dove è nato. Però dimmi una cosa, Davide, io ti vedo cucinare, a me sembra tutto facile. Come lo fai tu? Cioè, poi ci penso e dico, ma se io entro in un bosco e metto a cucinare, non so da dove comincio. Anche in cucina, eh? Anche in cucina, però bene o male sappiamo dove trovare qualcosa. Però è veramente così facile o ci nascondi tutte le difficoltà per farla facile, Davide? Allora, guarda, in questo periodo l'unica difficoltà è un po' il freddo, perché tipo su degli impasti, per dirti, ieri ho fatto una ricetta che ho pubblicato dei fiatoni abruzzesi, ho dovuto, una volta ammassata la pasta, ho dovuto scaldare la sfoglia sul fuoco, perché ovviamente si irrigidisce col freddo, no? Quindi devi anche capire un po', io penso sono uno chef a tutti gli effetti, ho lavorato, conosco la chimica degli alimenti, quindi so dove posso andare a parare, cosa mi serve. Infatti ho spiegato, scaldo la sfoglia perché così i grassi, l'olio risudano un po' e la sfoglia mi si tende. Però sì, non è così facile come sembra. Però io mi accontento della faccia, anche incredula di mio padre, che secondo me lui pure dice, ma come fai? Io lo guardo e dico, non lo so, è riuscito, godiamoci sto pranzo. Guarda qui, quest'ultima foto, Danilo, ridammela un attimo, perché ti vediamo con la tua meravigliosa famiglia a cui sei tanto legato, manca giusto tua sorella, no? Sì, perché stava a studiare all'università. Guardate che belle atmosfere, ma ditemi voi se non vi viene voglia, no? Vero? Come no? Ma noi forse stiamo perdendo tempo, troppo, dietro a tante cose inutili, non lo so, però ogni volta che rincontro Davide mi chiedo, ma quanto deve essere bello vivere così, quanto deve essere bello. Ma ci sono persone che ti imitano, che tu sappia, Davide, che hanno provato a fare queste ricette nei boschi? Sì, qualcuno sì. Si è fatto male? In Italia, all'estero ci sono altri che lo fanno e lo fanno anche bene. In Italia c'è stato qualcuno che mi ha mandato anche qualche foto, qualcosa. Qualcuno è stato bravo, qualcuno ha fatto qualche disastro, me l'ha detto palesemente. Tipo cucinare. Come si dice, l'importante è che se mi imitano bene, cioè nel senso, state attenti ovviamente a mettervi vicino fonti d'acqua, non è un gioco cucinare nel fuoco, perché no, prende fuoco il bosco, soprattutto d'estate, non lo fate. Io infatti a giugno, fine giugno sei smetto. Un cattivo esempio tu, Davide, ma c'hai la lacrimuccia, madonna quanto sei bello, prima ha visto la foto della famiglia. Sei stupendo, guarda. Grazie. Posso dire a questa donna che fu, come si chiama la Giulia. Tua compagna? Giulia, il mio secondo nome, che bello. Giulia, sei fortunatissima, ma lo sai. Io penso che tu lo sappia, a parte perché mangi bene. Ma lei viene a vivere, perché allora, lei ha una vita abbastanza frenetica. Lei è pugliese, quindi del sud. Perché lì si mangia bene. E a Milano, vive a Milano perché lavora, allo IEO, è un strumentista, quindi comunque vedi, abbiamo un qualcosa in comune. Io faccio bene per le persone e lei cerca di salvarle, quindi già questo era un legame che insomma... Vi prego, riproducetevi tanto, perché avete un sangue meraviglioso. Scusate, ogni tanto queste esternazioni. Non sei grande, sei... Senti, lo vogliamo vedere cucinare? Lo vogliamo vedere un video? Dai, vediamolo tutti insieme. Danilo, in regia, mandiamo questo video wild. Oggi un dolce natalizio tutto abruzzese. Farina, zucchero, olio di semi, cannella e incorporiamo piano piano il vino bianco. Intanto lessiamo i ceci, tagliamo il cioccolato, scoliamo i ceci, l'acqua è bollente ma ho le mani ghiacciate, è quasi piacevole. Facciamo fondere il cioccolato, iniziamo a schiacciare i ceci, cacao, zucchero, cioccolato e infine il mosto cotto, ragazzi, e scorza d'arancio. Cominciamo a ricavare le forme. Disponiamo la farcia all'interno. Giù con i nostri cicerichini. Ragazzi, iso wild! I cicerichini per voi! Fantastici, sanno di Natale! Buoni! Proprio come li faceva mia madre! Ciao ragazzi! Ciao! No, vabbè! Mulino Bianco, levate! Levate! Senti, ma non è che si può far apprezzare pure qua una cucina. Sì, ma posso dire una cosa? Sono due volte che non bussi coi piedi. Che dobbiamo fare? Ma quando me lo fa assaggiare qualcosa? Devo venire io da te. Altro che.
Ma divertitevi a vedere i suoi video, che ne fa di ogni. Ma io l'ho visto. Lo so. Ma sono i calcionetti. Sono tipo le calcionetti. Perché all'Aquila io sono di origine aquilana. È una cosa che mi chiedevo, perché nei commenti appunto dopo il video alcuni dicono questi sono i calcionetti, alcuni dicono no, i calcionetti sono di, cioè si crea anche un po' di dissing, vabbè, come si dice, no? Perché secondo me in ogni da chilometro a chilometro, da paese a paese, secondo me cambiano appunto le ricette, perché tipo pure i fiadoni là magari li chiamano i calzoncini, cioè i calzoncini, ma ti stavo per dire, anche io sono pugliese, da noi ci sono questi dolci con la pasta di ceci, causa un circo che facciamo a Natale. Ma secondo me dipende anche dal discorso della transumanza, insomma, questo collegamento dalla. Beh, io sono molto legata alla Puglia, infatti. Là finiva la transumanza. Certo, oltre non si andava. Lo dico, oltre non si andava. Oltre non si andava. L'Italia finiva in Puglia per noi, ovviamente. Che meraviglia, Davide. Ma tu queste ricette le prendi ovviamente dalla tradizione, perché allora, sei molto legato alla tradizione. Tante sono le ricette proprio di mia nonna, perché mia madre conserva un quadernino scritto da nonna, che purtroppo è andata via nel 2003, e però mia madre conserva questo quadernino gelosamente, cioè roba che mi dà la ricetta a me poi sparisce, non sa nessuno dove sta, cioè io mi scrivo la ricetta, mi giro e già non c'è più, perché comunque penso da cassaforte, proprio, quella è roba da cassaforte. Io penso che sia un affetto, perché c'è la scrittura di nonna, no? È proprio scritta a mano, e io queste ricette proprio tradizionali uso tutte quelle ricette là, poi quando faccio un qualcosa di tradizionale innovativo, qualche ricetta diversa, comunque metto la tradizione d'Abruzzo legata alle mie esperienze, perché ho rifatto anche la paella d'Abruzzo, oppure capito la torta d'Abruzzo, cioè, cerco di legare un po' anche le diverse etnie culinarie, no? Per divertirmi. Beh, innovare anche un po', lasciare il segno, certo, perché no, ma insomma è tutto veramente molto divertente. Poi tu sei attento alla stagionalità in un bosco, poi quello che trovi, no? Come dire, cucini, e questo sicuramente è anche un bel segnale per una cucina autentica, una cucina sana. Ma tu hai, come dire, ricevi dei feedback da altri chef? Che cosa ti dicono? Guarda, c'è tra voi una sorta di, come dire, di stima rivelata, o ve la tenete un po' per voi? Perché guarda, è un settore. Ultimamente Gisella dice di no. Tu no, dici, no, non dico di no, però non so con quanta sincerità, magari. Guarda, ultimamente io che ne soffro di questa, appunto, di questa poca umanità che abbiamo tra di noi. Ultimamente mi stanno seguendo un sacco di chef stellati, ma io ti dico una cosa, secondo me tra un po' faremo un passo indietro. Io non dico che. Cosa intendi per passo indietro? Perché secondo me le persone cominciano ad avere meno voglia di quella cosa super figa, ma hanno bisogno un po' di umanità. Io mi rendo conto di una cosa, ho avuto dei clienti, e clienti al mio ristorante anche facoltosi, si capiva dalla vista, dal lessico che avevano e anche dalle macchine, che alla fine della cena mi hanno detto una cosa: chef, guarda, questo ristorante non gli manca niente per avere una stella, ma guarda, io ho mangiato i ristoranti, mi hanno fatto nomi che non faccio, ma la stella che ho visto brillare dentro questo posto è qualcosa che non si racconta in nessun ristorante stellato. E questa cosa, cioè, ha fatto piangere mio padre, ovviamente, io pianto appresso a lui e i clienti appresso a noi, cioè si crea una situazione di... Tu puoi fare il testimone alla dinamica di Fazzoletti, comunque, ma guarda, io ci provo, pure mia madre mi fa, alla fine mi fa, ma quando magari mi segue, ma che ti piagno, mi fa, che mia madre è molto forte, no? Ma io ci provo, però poi quando penso alle cose belle... Come si chiama tua mamma? Maria. Allora, fammi vedere. Maria, fallo piangere, ma non per qualcosa, perché io ho letto che gli uomini che piangono sono uomini molto empatici. E viva l'empatia di questi uomini che riescono a mettersi nei panni, perché per noi donne forse è un po' più facile. Abbiamo quel quid materno, no, che ci porta a stare nei panni già dei figli. Un uomo che piange, ma non di dolore, ci mancherebbe, capiamoci, non interpretatemi male. Però è bello, è tenerezza, ma significa sapersi emozionare, ma è splendido. Sì, però a volte magari bisognerebbe, penso anche a livello, no, per tutto quello che faccio, adesso io varie interviste, varie TV, no, dovrei riuscire a mantenere un po' quel... Però io ma quando... Ma tu sta scritto? Sei naturale, sei autenticità, sei bello così. Cioè non è abbastanza uomo, no? Come anche qualche mio amico, magari a volte... Senti, a chi dice una cosa del genere, dai il mio numero di telefono, dico, tu che senti, va bene, ma proprio, gliele dico. Cioè, per assurdo, pure quando magari, sai, no, torno a casa, io...
mi dicono, io Giulia torna magari da, io mi metto là e gli cucino e poi magari avevo pure i piatti, ma mi fanno, ma tu così fai il fe- ma tu non senti, esisti, da me io un giorno mi sveglierò ed era tutto ma, finta, boh, mi faccio una cioè loro mi gridano che come per dire che uomo sei, nel senso scherzando, però mi fanno dire scusami, però se fai così è un po' come se sei sottomesso e non dai la dimostranza di essere un uomo. Io invece dico, ragazzi, ma voi pensate una cosa, se sei una donna uomo, gli cucini, gli levi pure i piatti. Ma quando te lascia? Ma quando te lascia, Davide? Cioè, no, è tattico. Avete capito, no, quello che voglio dire? Siete voi che prendete poi esempio. No. Esatto. Prendete esempio, seguite chef Davide soprattutto... Nanni, soprattutto andate alla locanda Nido d'Aquila, perché non l'abbiamo ancora citata, a Castrovalva, provincia dell'Aquila, perché è lì che potrete assaggiare le sue delizie, conoscere la sua meravigliosa famiglia, avvicinarvi a lui e lì vi sentirete certamente meglio. Ve lo dico perché io l'ho provato, come lo stiamo provando tutti qui in studio, ed è una bellissima esperienza averti accanto. Ma stai qui perché Consigli per gli Acquisti Show prosegue dopo una manciata di Consigli per gli Acquisti. E ditemi che non vi siete collegati soltanto adesso, perché noi veniamo dai boschi. Sapeste quante ne abbiamo dette con lo chef Davide Nanni, che è uno dei grandi ospiti di questa meravigliosa puntata, in cui vi sarete accorti, ma anche Alfredo Scogna, vi rassicuro, sta meglio, poi ci collegheremo con lui. No, lo dico perché insomma sappiamo benissimo Alfredo da che passato arriva rispetto al Covid, però insomma questa volta è tutto molto gestibile, per cui tranquilli, ma continuiamo a parlare con i nostri ospiti, perché adesso vorrei continuare a parlare di bellezza, questo sempre, perché un po' tutti i nostri ospiti oggi ce ne daranno un assaggio di bellezza umana, di bellezza artistica, però adesso vado a bussare al cuoricino della nostra Gisella Bianco. Gisella, allora io sorrido sempre quando ti vedo perché un po' ho imparato a conoscerti e so quante cose belle porti sempre con te, sei portatrice sana di bellezza, non solo perché è una galleria, l'arte che te lo dico a fa, però anche le iniziative che promuovi sono molto molto belle, infatti oggi parliamo di un'iniziativa benefica, ricordiamo prima però che tu hai una bellissima galleria, Spazio Bianco. Grazie. A Piazza Salotto a Pescara, e vorrei anche partire dall'inizio, perché la storia che andiamo a raccontare adesso ha un inizio 2 anni fa, dico sì, bene? Vogliamo sì. Partire da là, Gisella? Sì. È partita in maniera normale, in verità. Vedi, a volte poi le cose, quando parlavi prima, certe cose vengono da sé, vanno avanti per conto loro. Perché noi abbiamo fatto un'estemporanea di pittura nell'ambito del FLA. Tra l'altro attraverso un amico, Guerino D'Agnese, che è il presidente della Proloco Pescara Ternum, che è una Proloco che vi segnalo perché cerchiamo di promuovere l'Abruzzo nella cultura, nelle bellezze dell'Abruzzo. E facciamo questa estemporanea dove potevano partecipare sia ragazzi, studenti, professori, chiunque qualunque artista volesse partecipare intorno alla galleria Piazza Salotto, tutti intorno lì da noi. Sì. E parteciparono 2 professoresse che già conoscevo. Una perché era venuta con un altro anno, abbiamo fatto un'estemporanea di studenti, sì. E lei era stata dalla mattina alla sera con un panino per curare il suo studente che stava dipingendo. Questa bella persona si chiamava purtroppo Donatella Petrocco. Insieme, non è Marilena, perché Marilena, ho scritto Donatella, non lo so, Marilena, no, si chiama Marilena Petrocco. Sì, evidentemente sì, perché poi parlerò anche di Pietrantonio, ecco l'errore, sì. Benissimo. No, Marilena Petrocco e Liberata Mizzoni, erano appunto 2 insegnanti che vollero rendere omaggio, siccome il titolo era Libri su Tela, quindi l'argomento era Libri su Tela, sì. E loro quindi hanno riprodurre delle copertine di libri, non necessariamente copertine, non contenuto, la sensazione, comunque dovevano ricordare il libro. In questo caso è molto evidente perché in effetti inquadriamolo questo proprio, quadro, Albertone, riusciamo? Ok, facciamo proprio, un bel primo piano.
la copertina dell'Arminuta di Donatella, sì, di Pietrantonio, sì, per l'appunto, sì, che siamo tutti orgogliosi di Donatella, di Pietrantonio, cioè adesso veramente. Sta presentando il suo nuovo l'ha presentato pochi giorni fa, sì, al FLA, c'eravamo in 500, è il caso di dirlo, veramente in tanto. Pienone. Ma giustamente. Questo quindi è la copertina del libro che credo che in tanti abbiano letto, dove loro hanno aggiunto varie cose, come potete vedere, perché il titolo era Trame di vissuto per filo e per segno, quindi un po' queste matassine. Ma quindi questo l'hanno fatto le due professoresse, non gli studenti? No, vedo, loro due proprio, infatti ho anche le foto, penso ho ritrovato le foto, sì, di quel sì, giorno. Abbiamo le foto, gli atti. Per cui adesso lo possiamo anche mostrare, ecco. Foto delle due professoresse con la cornice, con il quindi rimasero lì a fare. Eccole qua. Ah, eccole, proprio eccole loro. Qua. Quella di destra era Marilena. Perché sono fuori il tuo spazio. Era Marilena, non l'ho detto, perché purtroppo è venuta a mancare dopo un po' di quel giorno, in maniera piuttosto poco, veloce, sì, e anche in maniera veloce. E qui le vediamo con Donatella. Ah, ecco, qui con Donatella Pietrantonio, che eravamo a Borgo Sud, quello che ormai chiamiamo tutti Borgo Sud, dal libro sempre di sì, Donatella, per fare un'estemporanea anche lì con i ragazzi. E loro, professoresse, sia lei che altre, che sono veramente straordinarie, sono sempre venute, sono state con loro, le hanno accuditi, ma giornate intere proprio, senza. Ma tu che ricordi ne servi? Perché tu eri là, vedevi lavorare, vedevi, sì, queste professoresse. Certo, le vedevo. Tu l'hai conosciuta lei? Lei è insegnante del liceo artistico di Chieti, sì, ed è detto una persona veramente particolare, straordinaria. È stata pure a volte a Venezia per i costumi delle maschere. Okay. Una persona molto poliedrica, veramente una persona. E poi, ripeto, dedita all'insegnamento, ai suoi ragazzi, è stata sempre lì ad accudirli una giornata intera, perché l'estemporanea non è che si può fare in 3 ore, ovviamente. Sono cose che partivano intorno alle 9, alle 10, però per era una alle cosa 5. Del FLA, non era una cosa della tua galleria. No, il FLA in realtà, ecco, questo Guerino d'Agnese, cioè noi con la Proloco, sì, abbiamo dato l'idea di poter fare eventualmente contemporaneamente al FLA, di fare questa cosa, l'abbiamo fatta da noi intorno alla galleria, per cui ecco c'è Norris proprio che ritirava i quadri, che dava tutto, cioè ci sono parecchie cose da fare per fare un'estemporanea, ma si fa veramente con grande piacere, perché ci sono artisti che gli artisti sono sempre in qualche maniera interessanti, e quindi sono stati molto interessanti. Peccato, non l'abbiamo fatta più, però ho intenzione di riproporlo, perché partecipano in tanti. Però, insomma, la morte della professoressa Marilena Petrocco ha suggerito alla collega un'idea. Quale, Gisella? Perché in realtà volevamo a un certo punto restituirle il quadro, perché era lì, io sono rimasta veramente allibita. Quando perché l'hai tenuto nel tuo spazio? Lo tenevo spazio in galleria. Ah, okay. Hanno invece quest'altra professoressa, appunto la liberata Mizzoni, che non mi ricordo, ha detto no, fate qualcosa in beneficenza, perché in onore di Marilena. Ed era un po' così, stavamo cercando di pensare che cosa fare, ed è capitata la nostra Valeria, ne abbiamo parlato un attimo, ed è nata quest'idea di farne appunto una lotteria di beneficenza. Oh, molto natalizia poi come iniziativa. Sì, no? E cominceremo ogni adesso. Natale comunque un'idea per fare, sì, del bene. Sì, quasi sempre. L'anno scorso voi siete venuti a comprare le palle di Natale. Scorso, abbiamo avuto le palle dipinte a mano da tutti gli artisti, donate a noi, perché poi noi appunto le abbiamo vendute e abbiamo dato tutti addobbi dell'albero fatte da artisti. Cioè, tutte quante dipinte a mano, splendide, è uscita veramente una bella cosa. Poi l'abbiamo data ai bambini che hanno più bisogno. Che bello. E quindi quest'anno la lotteria. Quest'anno allora andiamo per ordine. La lotteria, come funziona questa lotteria? Come si può, ecco, partecipare? E poi diremo il fine. Allora, si farà, ora non è ancora definito completamente, ma abbiamo pensato che le persone possono dare 10 euro ciascuno, per poi
alla fine si farà l'estrazione e chi vince porta a casa il quadro. Ok, ma quindi non l'avete ancora, come dire, confezionata? Nel senso, lo state facendo in questi giorni? Diciamo che è confezionata, nel senso che è tutto si definito, può già anche a chi andremo. Abbiamo già venduto il numero 1 e il numero 2, senza che neanche avessimo i blocchetti, perché è passato un nostro artista e ha detto, ma poi io torno su, lui non è abruzzese, e allora ha voluto prendere questi due biglietti, quindi il numero 1 e il numero 2. Guarda due, un po' verso la telecamera, Gisella, perché sennò da casa ti vedono soltanto vero, di profilo. Sì. Lo so, viene spontaneo girarsi per parlare con noi, perché sennò se parlo con una telecamera. Te, non mi riesce molto facile. Lo so. Comunque, quindi, noi avremo dei biglietti. Chi vuole, chi sente di poterlo fare, ne prende uno, ne prende nessuno, ne prende di più, faccia come crede, però tutto quanto il ricavato sarà devoluto alla LILT, che è un'associazione, questa la leggo veramente, sì, perché è la LILT, la, di Lega, la LILT di Pescara, che è una Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sì. è importantissimo il logo, è prevenire e vivere. Perché è vero che adesso il tumore si può prevenire, se si prende in tempo, se si fanno tutte le cure che si dovrebbero fare, non le cure, le visite, le diagnosi, le cose importanti. Certo, e loro sono straordinari. Il presidente, il commissario è il professor Marco Lombardo, conosciuto da noi, da tutti quanti, è stato anche il primario del reparto di oncologia, ed è una persona, e sua moglie Elisa, che è un'amica, è una persona che ci si dedica veramente tanto. Fanno anche tantissimo per i tumori al seno. Voglio leggere proprio, perché dice: le finalità possono essere sintetizzate con le parole chiave: prevenzione primaria, prevenzione secondaria, diagnosi precoce è fondamentale, assistenza, riabilitazione, ricerca e formazione, perché il cancro si può vincere, per l'appunto, con una diagnosi precoce, ancora si può. Loro quindi fanno visite, organizzano visite per coloro che magari non possono, non vogliono andare a pagamento, perché sappiamo i tempi di attesa sono... Certo, Gisella, dimmi una cosa, per acquistare questo biglietto basta venire in Spazio Bianco? Da me, solo ma in verità vogliamo anche distribuirlo a un po' di associazioni, quindi non sarà semplicemente che si deve venire da noi, ci saranno associazioni, ci saranno anche persone che venderanno, che daranno questi biglietti. E poi invece questa cosa te la devo dire, perché facciamo... Alla fine ci ho pensato proprio ieri, tra l'altro poco dopo che vedevo le tue cose, ho pensato che sarebbe bello il giorno della festa di San Valentino, devo guardare là, perché sembra poco opportuno, San Valentino che c'entra? C'entra perché è amore, è il giorno dell'amore comunque. Quindi di non ragazzi. Finisce a Natale, non è la lotteria no, di Capodanno. No, perché non si fa in tempo, cosa riusciamo a raccogliere poi? Certo, troppo pochino. Perciò dicevo, ma ancora no, no. Finiamo il 14 di febbraio. Benissimo. Con una festa, la festa per San Valentino. E perché alla fine c'entra? Perché c'entra, perché c'è l'amore, perché questo periodo davvero, che finalmente si sta parlando tanto dell'amore, di come deve essere l'amore. E quello, io penso che l'amore buono deve essere un amore sano, buono, si deve voler bene. Ora sembrerà banale, ma è chiaro che l'attrazione fisica è importante, assolutamente, in una coppia. Ma volersi bene è importante. Mi stai scavallando argomento così con non una mi dire, perché lo avevi in programma. No, io l'altro giorno ho sentito al tuo programma la signora che parlava della provocazione, che essere, però sì, normalmente abbiamo detto che non si può parlare di infatti io mi sono un pochino l'ho visto. Distanziata, però vabbè, adesso però, non rimanghiamo vecchie puntate che sono sempre disponibili. Però dicevo proprio questo, significa anche voler bene all'altra persona, volere il bene dell'altra persona, volere che si realizzi, e questo capita, io con mio marito ho proprio un'esperienza del genere, quando lui stava facendo carriera, io davvero non avevo neanche bisogno, avevo i bambini, stavo bene così, però era soprattutto perché lo aiutavo, se partivamo tutti e due, poi con i bambini non ci sarebbe stato nessuno. E ora invece, dopo da quando ho cominciato io, ne ho fatte veramente tante, mio marito mi ha sempre sostenuto, molto. E credo che sia questo fondamentale. Questo è un messaggio d'amore, sappiate leggere tra le righe, allora cerchiamo di farlo circolare questo amore. Io vi garantisco la serietà di questa donna e quindi questa è una lotteria il cui fine veramente ci andrà sarà il notaio, a buon fine. Io voglio che ci sia il notaio presente, ma perché tutto chi deve ti conosce essere sa che sarà fatto tutto, sì,
a regola d'arte, per cui passate a Spazio però Bianco, 10 così. Euro, un bigliettino, si aiuta. E si può vincere una cosa così bella. E poi questo quadro che ha una... Di un'autrice così che ci rende orgogliosi, ma insomma ragazzi. Che bello, che bello, che bello, non perdetela importante. Questa occasione. Poi, adesso devo fare, scusami Gisella, ma adesso io devo fare un triplo salto... carpiato. Fallo, tu sei ma capace, quasi mortale. Non lo so perché adesso devo passare da un capace. Quadro la beneficenza alla matematica. Aspetta, faccio due conti. No, aspetta. Ma io ho fiducia, mi faccio due conti. Allora, mentre mi faccio due conti, vediamo questo velocissimo video introduttivo fresco, perché viene da qualche giorno fa e è stato a fermo e c'è questo piccolo video con la nostra bella Alessandra Renzetti. Vediamolo. Possiamo parlare di uno studente che magari studia abitualmente ha difficoltà in matematica. Quindi una persona che magari dice ok, senti, io sto studiando, non riesco veramente a capire la matematica, è un problema mio. Quindi là chiaramente rientra in un discorso di autostima che è molto delicato. Come può esserci anche lo studente che cavalca l'onda? Perché quando io parlo per esempio del bivio in questo libro, io dico che a un certo punto ciascuno di noi si trova di fronte a un bivio. Il video è la matematica, la capisco o non la capisco, cosa che facciamo anche nel rapporto con le altre discipline che sono analisi. Però per esempio io quando alle medie mi sono posto questo video, mi sono trovato di fronte al video e ho detto ok, io la matematica riesco a capire. E quindi ho imboccato la strada della matematica e della felicità. Però io mi rendevo conto in qualche modo, per ragioni che non sapevo spiegare, che ero bravo in una materia che probabilmente non era per tutti. Almeno la mia percezione era quella. Da docente dico che non è così. Non vado a dire che in una classe possono arrivare tutti a 10, saranno tutti ricercatori di matematica, assolutamente, perché poi anche per il tipo di intelligenza che abbiamo possiamo sviluppare una maggiore affinità con una materia rispetto a un'altra e quindi essere anche più, come dire, anche più a nostro agio con una materia rispetto a un'altra, ma è sicuramente una materia che può essere compresa da tutti, almeno da un livello base. Oh, capito? Può essere compresa da tutti. A casa state dicendo sì, vabbè, dai, ha detto matematica, mica ha detto. Cioè, è matematica. Allora, adesso ce lo facciamo dire da lui, sta qua, è Rocco Dedda, professore. Dopo quella frase mi sento un po' osservato, vero? Un tantinello. Abbiamo delle spiegazioni. Un tantino. No, anche perché matematica della felicità, cioè, accostare queste due parole, ma mica è robetta. Eccolo qui, è un bel libro, giriamolo, sì, facciamolo vedere, copertina viva, guardate che meraviglia, la matematica della felicità. Paola, è innanzitutto una sfida, quindi andrebbe premiata l'audacia, però scherzi a parte. E noi la premiamo, l'audacia. Io la matematica e la felicità l'ho intesa in questo modo. Io ho cercato attraverso questo libro di rispondere a tre domande fondamentalmente. La prima è una domanda molto diffusa, a cosa serve la matematica? E magari per un matematico, per un addetto ai lavori è un qualcosa di paradossale, perché la matematica veramente la ritroviamo ovunque, la ritroviamo in tanti aspetti della nostra vita intorno a noi. Però è una domanda talmente diffusa che non può essere cestinata dicendo ok, questa domanda diciamo è sbagliata, no, è una domanda che va approfondita. E quindi in una prima parte io ho cercato di approfondire la matematica nelle sue applicazioni, da quelle un po' più dirette, tipo la fisica, applicazioni più tecniche alla musica, ad altre applicazioni un po' più particolari, per esempio ne approfitto degli ospiti, sì. C'è un capitolo dedicato alla matematica e all'arte e un capitolo dedicato alla matematica alla e alla gastronomia. Sì. Sì, perché ho per esempio approfondito un paio di opere, la Crocifissione di Dalì, in cui la croce praticamente è lo sviluppo di un ipercubo, di un oggetto a quattro dimensioni. Cioè l'idea qual è? Ecco, già mi sono persa, un ipercubo a quattro dimensioni. E non ho ancora iniziato a spiegare. Prima mi sono persa. No, però oggi è una sfida, perché poi vedremo un video in cui lui spiega la matematica, cioè un passaggio ovviamente, però vi voglio concentrati, che qui vogliamo le prove di tutto ciò. No, assolutamente. Oltre a quello parlo anche di geometria delle euclidee, parlo di un quadro di Escher, il limite del cerchio dove l'orizzonte è la circonferenza, insomma, e parlo anche un po' di matematica. Sulla gastronomia, praticamente con uno chef del mio paese, io sono originario di un paese che si chiama Ossola di Puglia, è un paese di 2500 abitanti, insomma, anche lì riusciamo a stare insomma in un contesto piuttosto autentico, ci siamo inventati le ricette matematicamente sostenibili. Ah, però. E abbiamo parlato del cibo pitagorico, perché pare che i pitagorici fossero vegetariani, probabilmente perché Pitagora, grazie ai suoi viaggi con cui studiava matematica, credeva nella trasmigrazione dell'anima. E quindi c'è un trattato del 1500 di un cuoco napoletano che si chiama Vincenzo Corrado sul vitto pitagorico, che era appunto un menù vegetariano. Quindi ne ho parlato. Poi Paolo, a un certo punto mi sono chiesto che a cosa serve la matematica. Ne ho parlato, ammettiamo che magari un lettore dica ok, effettivamente la matematica adesso riesco a vederla un po', quella.
Però perché non riusciamo a percepirla? Cioè io da addetto ai lavori, chiaramente so che la matematica può essere applicata in varie sfere del sapere, però magari chi si fa questa domanda evidentemente non riesce a percepirla. Allora il secondo step qual è stato? Entrare in classe. Quindi ho simulato il mio ingresso in una classe, chiaramente ci ho portato un po' la mia esperienza da insegnante, sì, e ho cercato di spiegare quali sono secondo me le difficoltà che non permettono a tante persone di accedere alla matematica, esempio il linguaggio. La matematica ha una sua grammatica, è come una lingua straniera. Sì. È chiaro che se vogliamo studiare la letteratura inglese e non conosciamo la grammatica, difficilmente arriviamo all'obiettivo. Sì. E ho posto, diciamo, nell'analisi anche legate alla didattica e alla matematica. Sì. Poi, non contento, ottimista, che ho detto, allora, a cosa serve la matematica? Lo abbiamo spiegato, ci ho provato. Sì. Come provare a percepirla anche, manca un terzo tassello per arrivare alla felicità. Perché se nella vita magari io capisco qualcosa, la so anche fare, non è detto che mi piaccia questa cosa. Allora, come facciamo a questo punto ad avvicinare le persone attraverso la passione nel voler fare un qualcosa? E ho introdotto un capitolo anche bello ampio sulla storia della matematica. Mm-hmm. Perché a un certo punto capire che la matematica non è un sapere precostituito che a un certo punto ci piazzano a scuola sul banco e è pieno di formule da utilizzare, ma è magari frutto di un'evoluzione dovuta a esigenze. I babilonesi, gli egiziani, le antiche civiltà che si sono occupate di matematica avevano l'esigenza di contare. Per il commercio, per l'agrimensura, certo. I sistemi numerici in base alle esigenze delle varie epoche si è ampliata anche la conoscenza della matematica. Dico una cosa che può sembrare forte, grazie alla storia della matematica dimostriamo che la matematica è un'opinione, cioè la matematica... La matematica è un'opinione, fermi tutti! Che no, guarda Davide... A me mi hanno fatto... Scusate, non è un'opinione. Quando stavo a scuola, la matematica non è un obiettivo, ero un asino, professor, te lo dico. Però cioè, quando ho visto la matematica e la felicità, ho detto, non me lo leggo, perché a me sta sempre tristezza. Ma tutti così abbiamo pensato. Allora, no. Il panico. Allora, quello che intendo dire è questo, che la matematica non è un'opinione nel senso che funziona. E funziona anche grazie a quel linguaggio brutto e cattivo alle volte su cui è poggiata, le dimostrazioni, le ipotesi, i teoremi. Però noi abbiamo scelto, per esempio, di utilizzare il sistema dei numeri indo-arabi, io ne parlo a un certo punto nel libro, sì, ma non è stata una scelta facile. In Europa, per esempio, i numeri indo-arabi si sono... abbiamo cominciato ad usarli dal XII secolo, ma non è stato poi un utilizzo facile. Perché li ha portati Fibonacci, la diffusione si deve a Leonardo Fibonacci. Sì. Però i matematici tradizionalisti, quelli belli radicati, dicevano no, noi abbiamo i numeri romani, che è un sistema additivo, certo, facciamo i calcoli con l'abaco, quindi ci sono state delle sfide tra vari matematici e a un certo punto sono diventati più vantaggiosi. Ma voglio dire, i babilonesi contavano in base 60 e utilizziamo quella numerazione. Cioè, noi a un certo punto abbiamo scelto di utilizzare la matematica e studiarla in un certo modo e in quel senso la matematica è assolutamente un'opinione. Oddio, mi sono persa. Rocco, sei una cosa, sei una macchinetta meravigliosa. Eh? Forse possiamo farci restituire tutte le insufficienze dei professori. No, invece io sai cosa ho capito. Tutti i nostri professori ridanti. No, sai cosa ho capito, credo, smentiscimi, sì, Rocco, che probabilmente per introdursi alla matematica bisogna innanzitutto introdursi a un linguaggio della matematica, perché per questo forse i professori, ma in buona fede, meravigliosi, che ciascuno di noi ha avuto, ha utilizzato un linguaggio che noi non conoscevamo e quindi magari quello parlava e noi che starà di, forse bisognava partire, diciamo che il metodo andrebbe rinnovato e quindi tu hai trovato un metodo che rende la matematica alla portata di chiunque. È così riassunto? Io sì, spero di esserci riuscito, nel senso che il libro è un libro divulgativo, comunque rivolto a una platea ampia. Questo è un libro che può essere tranquillamente regalato a un ragazzo o una ragazza delle superiori che ha qualche difficoltà, può essere uno spunto per un collega, ma è un libro che è pensato per chiunque. Io, Paola, credo che le difficoltà che ci sono in matematica sono dovute a tanti aspetti. Sicuramente anche quel linguaggio che ci porta a un certo punto a utilizzare l'astrazione in matematica, concetti che possono allontanare dal concreto, cioè quando uno studente o una studentessa ci dicono ma in effetti dove applico la matematica? Perché magari vedendo la definizione di limite, concetti teorici per ogni epsilon, intorno, intervalli, eccetera e quant'altro, è chiaro che magari rischiano di scivolare in un mondo che è lontano dal concreto, ma quello ci serve anche, perché un teorema è quello che ci permette di dire che la matematica non è un'opinione, cioè un teorema è quello che ci dice questa proprietà è valida e poi la possiamo applicare. L'analisi, per esempio, con i grafici la applichiamo nella statistica, che è un qualcosa molto utile al giorno d'oggi. La applichiamo nell'economia, la applichiamo nell'ingegneria, sono tante le applicazioni della matematica. Quindi, naturalmente, però, come dicevi tu,
provare ad addolcire questo linguaggio, provare anche a vederla a livello umano e soprattutto la storia della matematica, questo è importante, ci permette di percepire la fallibilità dei matematici. Cioè avere di fronte delle persone che hanno sbagliato, perché hanno sbagliato è importante, perché uno studente può dire: oh caspita, sta matematica sempre perfetta, sti matematici sempre geniali. Quindi una persona che magari certo, in una fase della crescita si sente fallibile rispetto a loro, invece con una certa sono fragilità, anche loro. È chiaro, magari certo, anche certo, difficoltà a dire non ho capito. E se non capisci una volta, non studi un'altra volta, perdi dei pezzi. Ma sai qual è la cosa bella? Stavo riflettendo che forse le due materie più ostiche in generale nella scuola, per chi ha frequentato insomma il liceo scientifico, per esempio proprio la matematica e la fisica, e tu e un altro grande professore che è diventato influencer, le state rendendo veramente molto più semplici, e di questo vi dicono grazie in tantissimi. Infatti abbiamo visto nel frattempo anche le pagine Facebook e Instagram del professore, eccole qua, le stiamo rivedendo anche qui ragazzi, i numeri sono da capogiro, aspetta che le recupero perché li voglio, ecco, no ce l'ho scritto qua, 46.000 su follower, 21.000 su Instagram, sono numeri importanti per un professore di matematica, cioè non è che stiamo parlando dello skin care e allora lì li segui con anche molta scioltezza, ma qui i video che lui fa sono dei video in cui parla di matematica vera. Vogliamo provare a seguirlo? Lo vediamo un video di matematica? Vediamo, proviamoci, vai Danilo. Spieghiamo alcune proprietà delle potenze con degli esempi, limitandoci al momento al caso in cui l'esponente risulti essere un numero naturale intero positivo, vedendo anche il caso per esponenti pari a zero. Allora, nel primo caso, quando effettivamente moltiplichiamo due potenze con la stessa base, otteniamo, guardate, ancora una volta un prodotto ripetuto di un fattore per se stesso, e quindi ancora una potenza di 2, e che esponente abbiamo? Dobbiamo sommare al primo esponente 3, 5, viene fuori 2 alla ottava. Nel secondo caso ci appoggiamo alle frazioni, quindi viene un prodotto ripetuto per se stesso di 3, 7 volte, fratto un prodotto ripetuto 3 volte, possiamo semplificare 3 volte 3, e resta appunto un prodotto ripetuto di 3, quante volte? 7, meno quello che abbiamo semplificato, 3 è appunto 3 alla quarta. 5 alla seconda e alla terza è un prodotto ripetuto di 5 per 5 3 volte, e quindi viene ancora un prodotto ripetuto di 5 per 6 volte, perché dobbiamo moltiplicare queste due per 3, quindi ancora 5 alla sesta ed è verificata. Qui potremmo scrivere 7 alla 0 come 7 alla 1 meno 1, che fa 0, che è pari a 7 alla 1 diviso 7 alla 1 per questa proprietà, stessa base, resta la stessa base, divisione e differenza degli esponenti, 7 diviso 7 fa 1. Nel secondo e nel quarto caso la base deve essere diversa da 0, perché a un certo punto diventa anche il termine di una divisione, il secondo termine è una divisione per 0 in matematica, non è possibile. Inoltre queste proprietà valgono anche per esponenti che sono reali e non naturali, ma in tal caso dovremmo inserire altre condizioni sulle basi. Ciao! Facile, no? Facile, no? Guarda, il concetto non era complesso. No, no, ma infatti, ma questo però è da dire. Aspetta, c'è Davide che sta dicendo. Sicuramente per chi sta ancora studiando è facile. Per me che era come una supercazzo delle cose. Cioè, mi fa tutte. No, ma. No, però posso dire una cosa. Me, adesso eravamo anche distanti dal video, ci vediamo. Io però a casa mi sono concentrata. A un passo dalla fine mi sono persa, ma il resto era tutto di una chiarezza. Adesso ci ridiamo e ci scherziamo, perché qui ovviamente siamo alleggeriti stasera. Però una chiarezza incredibile. Veramente credo che fa. No, credo che Rocco tu faccia appassionare tantissimo la matematica, perché hai una chiarezza di esposizione meravigliosa. Grazie. E c'è da dire una cosa, Paola. Dovrà avere tanto successo, te lo auguro. Grazie, perché, speriamo. No, è fondamentale, importante, perché guarda, è incredibile, uno soltanto associare la felicità con la matematica. Ma per secondo me, io ho sempre amato la matematica. Anche soprattutto però, la simpatia. Anche perché i matematici sono un po'. Bravo, ecco. Poi ti faccio una risata al volo. Vai. Guarda, a me piaceva quando andavo a scuola, no? Una barzelletta. La professoressa fa: allora Giovanni, se 10 pecore sono sulla sponda del fiume e 3 vanno un'altra parte, quante rimascono? E quello risponde: nessuno. In abruzzese, no? Quella: ma come? Ma sei un ignorante, no? Se 10 pecore da un lato, 3 vanno, quante ne vanno? E quello risponde: nessuno. A un certo punto questo si è incavolato, gli ha detto: professore, tu conosci la matematica, io conosco le pecore, perché le pecore se una parte, tutte e 10 vanno appresso, capito? È così. Se io non la capisco, non è colpa. Ha, ha sbagliato l'esempio la professoressa. Stavi dicendo una cosa? No, ci mancherebbe, no, perché era giusta l'osservazione che facevi.
è un, alcuni video sono per tutti, altri video sono pensati magari per chi ha dei prerequisiti. Questo praticamente certo. È un video che ho realizzato per i ragazzi che stanno affrontando le prove d'ingresso all'università, quindi è un video di ripasso in cui sì. Si richiedono dei prerequisiti. Altri video invece sono un po' più fluidi, un po' più lenti, altri sono proprio legati alla storia della matematica, alla divulgazione, quindi è un profilo in cui trovi un po' di tutto, insomma. Chiaramente poi la matematica, Paola, il problema è questo, la matematica comunque richiede applicazione e una propedeuticità. È chiaro che magari non avere, come dire, chiare alcune situazioni perché sono state studiate in passato può portare comunque a non comprenderle al 100%. Sì. Ma posso questo fare una domanda? Perché certo. Mi incuriosisce questa cosa, cioè alla luce di tutto questo, secondo te ci sono delle menti che a un certo punto si bloccano, cioè il mio cervello, io me lo ricordo alle superiori, a un certo punto il mio cervello ha deciso che non andava oltre, cioè presente gli asini che si impuntano, dico non ci vado, ecco il mio cervello a un certo punto ha detto basta, la matematica per me finisce qua. È vera questa cosa o la matematica può essere per tutti? Allora io nel libro utilizzo una metafora che è quella del bivio. Cioè, secondo me, a un certo punto, tutti quanti ci troviamo di fronte a un bivio. La matematica fa per me o non fa per me? Allora, io come dicevo nel video iniziale, la risposta che mi sono dato alle medie è la matematica fa per me e ho percorso la strada della matematica e della felicità. Io qui ho simulato una lettera di un ragazzo di 15 anni che si chiama Manuel, mi sono messo nell'ipotesi di un ragazzo che studia, c'è un ragazzo che studia, a un certo punto ha difficoltà in matematica, perché capita questo, a un certo punto dice ma io le equazioni fratte non riesco a farle, che mi servono i radicali, a me i risultati non vanno, al mio compagno di banco pure, nell'altra classe così, dappertutto succede questo, a questo punto sapete che c'è, la matematica la lascio stare e mi dedico ad altro. Quindi questo momento c'è un momento in cui qualcuno dice ok, non sono in grado di fare matematica, e questo è l'inizio della matematica dell'infelicità. Io credo però che la matematica sia per tutti, che non vuol dire che la matematica possa essere, diciamo, studiata e possa risultare affine a tutti a livelli eccellenti, però voglio dire che ciascuno di noi è in grado tranquillamente di studiare la matematica e comunque arrivare a un livello almeno sufficiente. Ecco. Però contano tanti fattori. Sì, tutti possono studiare la matematica. Assolutamente. Ecco, questo credo che sia il concetto perché base. Perché alcuni pensano, non ce la faccio. Non è così, però vero? La soddisfazione di quando ti riesce in equazione, quella non è la matematica, la felicità è anche quella. Io non ero bravissimo quando mi riuscivano quelle poche equazioni, che la persona si metteva un voto positivo e dice Nanni, non è possibile così, non te lo posso mettere, non è, cioè no. Il mio compagno, che era il bravo della casa, per dire una cosa, me l'ha suggerita lui, le cosa non ci credeva. Ha messo 6 a lui perché gliel'avevo passata io. Però non è giusto, ma così ti penalizzava più. Sì, però sai, sempre 6, ma proprio per simpatia, a una certa dice, non è possibile. Un periodo della mia vita l'ho capita veramente, un periodo, al terzo superiore. Poi dopo sono ricascato nel... Mannaggia la miseria, mannaggia. Vabbè, insomma, continuate a coltivare la vostra felicità attraverso la matematica, e se pensavate fino ad ora di non essere in grado, beh, sappiate che adesso sia attraverso le sue pagine che attraverso il suo libro il professor Rocco Dedda può essere la vostra soluzione, eh? Altro che, no, quando si chiamano per i propri figli magari un supporto per aiutarli, ecco, metteteli davanti a questi video e vedrete che qualcosa in più certamente capiranno. Poi tra l'altro, Rocco, sei in tour ancora? Cioè hai ancora altre date? Sì, praticamente okay. Sto girando un po' con il libro, anche con delle conferenze spettacolo, sì. Che con la matematica pure sembrano un po' cozzate, però in realtà ci stanno, mi stanno dando soddisfazioni, perché è importante anche infondere autostima attraverso la matematica, certo. Perché molta gente si blocca perché a un certo punto o perde di autostima, o comunque non accetta neanche di perdere di autostima. E quindi sto girando... settimana prossima sarò a Roma, a Roseto degli Abruzzi, dove insegno in comune, poi sarò in Puglia, insomma sto facendo un po' di giri qua e là con la matematica. Che meraviglia. Senti, l'ultima cosa, breve. Io te la presento. Grazie mille. Che vi dovete presentare? Vabbè, dopo glielo dici dopo, ma adesso glielo... Ah, bravissima, questa è una bella cosa, vai a presentarla a Spazio Bianco. Brava, mi piace tanto. Una cosa velocissima, sto per mandare consigli per gli acquisti. Tu sei pugliese, è arrivato in Abruzzo per insegnare? Allora, un po' per insegnare, poi a un certo punto ho conosciuto mia moglie qua, che è pugliese però. Ma ti prego. Ha trovato ma in Abruzzo sono tanti pugliesi meravigliosi, vi vogliamo bene. Consigli per gli acquisti.
Che meraviglia, voi non potete immaginare qui a telecamere spente gli argomenti di discussione, si continua a parlare di matematica, si parla di gastronomia, abbiamo messo insieme veramente tanta roba, devo dire, in questa bellissima puntata di Consigli per gli Acquisti Show. Spero vivamente che voi siate davanti a Rete 8 sin dall'inizio, però vi dico che anche adesso, se vi siete collegati, state lì, fermi e buonini, perché andiamo a parlare di un libro veramente molto toccante. Si intitola Apri gli occhi, è il libro della nostra Anna Di Giorgio. Ah, posso dire nostra Anna? Sì, 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 possiamo, anzi metti un po' più a mio agio, perché tu lo sai che io poi mi imbarazzo sempre un po' a parlare. Cioè lei vive davanti alle telecamere da quanti anni, vogliamo dirlo? 18 anni di Rete 8, ecco, guarda, 18... ho raggiunto la maggiore età proprio quest'anno. Ecco, 18 anni di Rete 8 e io devo metterla a suo agio, ma Anna ti prego! Sì, sì, perché il telegiornale tu lo fai e stai nel tuo studio con la telecamera lì e non pensi che poi qualcuno ti veda. Ma forse quindi, soprattutto dover parlare di qualcosa di esatto, così personale, esatto, che magari il consiglio regionale, le cose, certo, le tribune elettorali, campagne elettorali, no, invece questo no, questa è una cosa mia. Sì, quindi ti dovrei parlare del mio libro? No, adesso ne parliamo, ma intanto siccome ti vedo tantissimo andare in giro per presentarlo, sempre con grandissimi risultati, insomma vedo sale piene, ecco, che tipo di emozioni stai raccogliendo, che tipo di feedback? Guarda, sono belle emozioni perché in realtà quando scrivi un libro, insomma, quando finisci di scrivere una cosa e dici, vabbè, adesso che ci faccio, lo pubblichiamo, no? Però non pensi che poi un libro ti possa portare in giro a conoscere gente, a restituirti tante belle emozioni, perché poi in realtà è questo, magari avere qualcuno che ti fa anche domande su una cosa che appunto ti riguarda più da vicino, come appunto un libro che hai scritto tu nei ritagli di tempo, insomma con molta difficoltà, e poi alla fine sì, ti dà soddisfazioni, sì. Questo è un libro che però parla di infanzia violata. Sì, non è un libro felice. Non è un libro neanche facile. Né facile né felice. È né felice. Però vabbè, io pure insomma, sono un po' una persona, cioè diciamo non sono molto... Come sei? Che vuoi dire? Molto leggera, diciamo, quindi è nelle sì, mie che cose, sei una, no? Sei una gemellina anche tu, ma sì, molto frizzante, chi ti conosce lo sa, però sei anche capace di grande profondità. E questo libro ne offre veramente molta, perché è il racconto di 5 storie di bambini con un'infanzia dolorosa, ma dolorosa per chi si avvicina poi anche a questa infanzia. Poi io credo che tu da mamma abbia acuito una tale sensibilità che trovarti davanti a queste 5 storie narrate ti abbiano messo in grande difficoltà. Sì, allora sì, perché in effetti sono... Allora, già la nascita di questo libro parte, diciamo, dal fatto che sono diventata mamma di una bimba che si chiama Judith, che ha avuto ha tuttora un pupazzo prediletto, che è una scimmia di pezza, che ha ispirato un po' tutta quanta la narrazione. Infatti sulla copertina c'è un pupazzo di pezza, che è quello che appunto da cui è nato tutto. Che è un pretesto per raccontare queste 5 storie. È un pretesto, sì, in realtà, perché poi ci sono anche dei fatti di cronaca che magari abbiamo letto e sentito sui notiziari nazionali, regionali, che magari poi mi hanno dato la possibilità di approfondire a livello proprio emotivo quello che c'è dietro una notizia. Perché allora le tematiche sono tante e dicevo sono tutte piuttosto tristi e pesanti, perché si parla di immigrazione, guerre, sfruttamento della manodopera minorile, la prostituzione anche minorile, poi c'è nulla ci sono di inventato di però fondamentalmente, no? No, c'è questo tutte filone narrativo possibili, che poi ti permette anche un po' di romanzare, appunto, però sì, sono tutte tematiche molto, molto vere, reali, molto attuali purtroppo. E quindi lo spunto è partito poi da lì, perché noi magari quando diamo anche delle notizie, sai, da giornalista magari tu ti ritrovi a confrontarti ogni giorno con tantissime notizie, certo, che ti passano per le mani. Alcune sono notizie, insomma, che magari dai di politica, di attualità, sì, però ci sono anche fatti di cronaca che magari ti rimangono dentro e che ti colpiscono, ti arrivano veramente come un pugno diretto allo stomaco. Certo.
E lì, al di là della notizia che tu magari hai voluto dare, poi ti domandi, ma dietro questo fatto di cronaca che tu magari hai raccontato, che cosa c'è? Cioè, chi sono i protagonisti di questo evento, di questo episodio? Perché sono arrivati lì? Cosa è successo prima di arrivare a tutto questo, insomma? E quindi poi lo spunto narrativo in realtà è anche uno spunto di cronaca per certe cose, soprattutto perché il libro è nato in maniera anche molto disordinata, è nata prima la fine, poi il capitolo iniziale, poi ci sono stati dei capitoli centrali che mi sono dovuta inventare per far da collante, perché la storia, allora partiamo con ordine, sì, perché sì, sono molto disordinata. C'è questa scimmietta che passa sì, praticamente di mano in mano da cinque bambini, da che sono poi i protagonisti di queste storie. Esatto. Okay. E quindi lo spunto è partito, parte da lì, da questa scimmietta che viene di volta in volta regalata, donata, rubata, abbandonata, persa, insomma. E ogni volta che questa scimmia finisce nelle mani di un altro bambino, noi praticamente quel bambino lo lasciamo, non sappiamo più che cosa accadrà a quel bambino, quindi sono tutte storie aperte, le storie di questi bambini che sono poi i protagonisti di questo romanzo, quindi sono come spezzoni della loro vita, poi aperte. Nel momento in cui la scimmia esce di scena il bambino, perché la scimmia passa nelle mani di un altro bambino, si racconta la storia di un altro allora, bambino. Allora ti chiedo questo, perché adesso tu lo stai giustamente presentando come un libro insomma anche plumbeo, volendo. Però io che l'ho letto, vi dico, a parte che una scorrevolezza, Anna, mamma mia che meraviglia, inizi a leggere, finisci e non te ne sei neanche accorto, e questo è un grande valore aggiunto nei libri, ma quello che colpisce è che tu fai una descrizione quasi dettagliata, cioè è come se li vedessi quei bambini, ma tu li hai visti davvero dentro di te? Quando scrivi poi magari sì, ti rimangono queste storie, cioè sì, forse i personaggi rimangono in te, rimangono nella tua mente e ti suggeriscono anche forse la storia come deve andare avanti. Però dimmi una cosa, perché non sono alla fine storie con un riscatto? Cioè il riscatto alla fine non c'è. Cioè perché non hai inserito anche una possibilità, una speranza? Perché? Allora, perché non la allora, vedi la speranza in queste storie? Allora, alcune storie, secondo me, essendo tutti finali molto aperti, ci sono delle storie che forse possono avere un finale aperto di riscatto, cioè una possibilità a questi bambini magari viene concessa. Però ci sono poi dei bambini che sono bambini fanciulli interrotti, come li definiscono, perché sono bambini comunque accomunati da problemi molto più grandi della loro età, per tutte quelle tematiche che dicevo prima che vengono trattate nel libro. E sono bambini quindi che si devono confrontare con problemi molto più grandi di loro, ma che l'unica cosa che vorrebbero fare di fatto è ricevere amore e donare amore. Può essere che lo trovi. Può essere che qualcuno lo trovi. Però il riscatto tu lo lasci al lettore. Sì, tu lo lasci al lettore. Di fatto esatto. Tu non la dai questa speranza. Io non la do, però do questa possibilità al lettore di immaginare un futuro poi. E che per fatica, però, bambini. Partendo da quei racconti così, credetemi, sono veramente non sono forti. Fatti avvenuti. Allora, l'ultima storia in realtà parte da una tematica che è legata a quella dell'immigrazione, quindi comunque storie di persone che si mettono in viaggio per sfuggire alle guerre. Cioè non sono fatti reali, Gino, però sono ispirati da fatti di cronaca che lei certo, ha trattato. Però quindi la speranza c'è sempre. Speranza c'è, però ci sono alcune storie che secondo me non danno poi la possibilità di una speranza. Oddio, io non voglio neanche, perché è difficile pure parlarne. No, però ti posso perché dire sennò una uno cosa. Poi dice le cose certo, e toglie magari no, al lettore ma la possibilità di capire come andrà a lasciare, finire. Lasciare, no, lasciare un non detto. Però tu inviti ad aprire gli occhi, dici apri gli occhi. È un invito che secondo me va rivolto anche a chi è molto in alto rispetto alle storie che racconti tu, perché sono storie che risento di poteri, no? Può essere, sì, perché ci sono problemi anche molto più grandi di noi. Alcuni sono tematiche che noi sentiamo, dicevo, nei notiziari, ma con i quali magari non ci confrontiamo direttamente. Però sì, questo apri gli occhi, intanto il titolo del libro che viene fuori anche da una frase che ricorre in tutti i capitoli del libro, perché i bambini o la dicono o se la sentono dire questa frase.
E quindi può essere anche un modo per invitare appunto il lettore ad aprire gli occhi su queste problematiche che sono sicuramente più grandi di noi, ma dico io forse anche a considerare un po' la fortuna che abbiamo e di cui non ci rendiamo conto, perché questi sei bambini appunto che sono i protagonisti del libro poi in realtà sono anche molto geograficamente distanti tra loro. E però il fatto di partire magari da un angolo di mondo e poi finire in un altro angolo di mondo mi permette anche forse di dimostrare forse che ci sono effettivamente dei posti che sono più fortunati di altri. E io quello che dico sempre è che effettivamente noi magari alcune cose per noi le scegliamo, cioè che percorso di studi fare, dove andare a vivere, magari anche la professione che facciamo, sì, no? Figurati, certo. Cosa vestirci, come vestirci, cosa mangiare, insomma, sono cose che noi decidiamo perché abbiamo la possibilità di scegliere, libertà, di decidere, certo. La libertà. Però ci sono altre cose che noi non decidiamo e ci capitano. E per esempio secondo me nascere in certe parti di mondo ci dà la possibilità di avere una partenza migliore di altre, quindi forse certo. Ci sono posti che sono più fortunati, noi siamo, abbiamo la fortuna di vivere questa, in Occidente, in Europa, è un'assoluta in Italia, verità. In Abruzzo siamo, e siamo oggettivamente più fortunati. Un'assoluta verità, prima di dare la parola un attimo perché abbiamo Alfredo Scogna collegato e voglio salutarlo, mi dici Anna brevemente quanto c'è di Anna bambina in questo libro, il tuo rapporto con la fanciullezza? Ci sono dei bambini che magari mi hanno aiutato anche poi a descrivere quello che in parte è accaduto a me in alcune vicende, ovviamente non su tutto, non sulle tematiche più grandi, però io sono stata una bambina molto introversa anche forse con un po' di problemi a relazionarmi con gli altri bambini, ero molto, molto timida, molto chiusa e quindi alcune situazioni magari raccontate nel libro, ovviamente romanzate, sono magari situazioni che ho magari vissuto un po' sulla mia pelle, capito? Un po' emozioni. Ecco, che bello, così. Che bello, però deve essere bello poter esternare attraverso la scrittura. Allora, Danilo, c'è Alfredo collegato con noi? Ciao Paola, ci sono. Ecco, ti sento, ma non ti vedo. Aspetta, eccolo qui, Alfredo, ci manchi, come stai? Sono sul campo di battaglia, come vedi. C'è la miseria, non ti si può lasciare solo una settimana proprio, eh? No, ma ogni tanto la vita ti chiede di fermarti, cioè se non lo fai tu personalmente ci pensa lei, quindi... Ma giusto un cicinin, lunedì prossimo, martedì prossimo ti vogliamo qui naturalmente. Certo, sono stato domenica e lunedì proprio messo malissimo, oggi mi sono ripreso un po'. Meno male, Alfredo, io volevo che tu salutassi i nostri telespettatori che ti amano tanto per rassicurarli che stai meglio e che quindi alla prossima puntata non mancherai di farci cantare. No, però volevo agganciarmi al libro di Anna di Giorgio, così ho pensato che la mia vita è disordinata quanto i suoi capitoli sul libro, quindi io praticamente... Praticamente dal Covid ho ricominciato a vivere in un modo, se vuoi disordinato, però con un'azione di vita un po' più precisa. Quindi diciamo, parlo del Covid, quello precedente, quello importante, certo. Questo... Certo, questo è l'altro certo. Covid. Il secondo, spero che non ci sia il terzo. No, basta così, basta. Tu al Covid hai dato pure troppo, quindi basta così. Insomma, mi faceva piacere salutarti e farti salutare i tuoi telespettatori. Sì? Alfredo, stavi dicendo qualcosa? Ci stiamo salutando? No, ti ringrazio perché veramente è un atto di generosità nei miei confronti e mi sento veramente in famiglia con voi, quindi è stato bellissimo che tu mi abbia chiesto questo. Ma che stai a sottolineare l'ovvio, caro, grazie, ti abbracciamo forte, ci vediamo martedì prossimo, intanto consigli per gli acquisti. Eccoci qua, che bello aver rivisto Alfredo, giusto poco, brevemente, ma era semplicemente per farvi vedere che comunque tutto sotto controllo, ci pensiamo noi al nostro Alfredo. E Gisella Bianco qui in studio voleva fargli un applauso, io gliel'ho mozzato, recuperiamolo Alfredo, questo è per te.
che bello, siamo una famiglia qui, sappiatelo, per noi sono pezzi di core e quindi insomma ci teniamo anche a Valeria, facciamo un grande in bocca al lupo, riprenditi Valeria perché anche tu martedì prossimo qui e non si tosce, è proprio il caso di dirlo. Gino, ti sto guardando, perché ti sto guardando? Che hai combinato? Non ho fatto ancora niente. Gino Corcione, navigatore e scrittore, tu tra l'altro sei un navigatore proprio intrepido. Perché io ho già avuto modo di parlare della tua vita e abbiamo visto e sentito cose che noi umani non faremo mai. E tu naviga di notte da solo in mezzo alle tempeste. Vede la tempesta da lontano? Ci sei mica torna indietro? No! Dico bene? Sì. Coraggiosissimo. E poi tra una navigata. Ma lui piace la matematica, a me piace quest'altra cosa. Ti piace navigare? È un pochino più pericoloso. Mandandinello, proprio. Forse la matematica per gli studenti. Diciamo che è un tantinello diverso, ma proprio un cicinin. E tu adesso, ovviamente, da qualche anno a questa parte, intanto diciamo che per 40 anni hai fatto l'avvocato. Sì. Ti sei diviso tra le scartoffie. E l'acqua. L'acqua di mare. L'acqua di mare, perché l'oceano ancora non l'avevi navigato? No. No, hai aspettato la pensione. Poi, no. No, un po' prima. Ma sono squagliato un po' come... Un po' prima. Senti il napoletano che esce fuori. Sono partenopeo, ho mantenuto il mio dialetto e quindi fai bene. Scusatemi se... Ma figura, il napoletano è bellissimo. Ho cominciato a sbagliarmela prima. Avevo uno staff in gamba, per cui hai cominciato a viaggiare, riusciva a squagliarmela. La prima traversata l'ho fatta nel 2007, sono andato in pensione nel 2011, anzi no, la prima traversata è del 2004, quando ho fatto l'Atlantico del Nord, quindi... Guardate qua che meraviglia, questa è la sua barca, Lupo Solitario come si chiama? Sì. Lupo solitario. Vedo? Tu sei il lupo solitario. Però, insomma, non sei venuto qui a parlarci della barca, anche se lo vorresti. Ma guarda, se cominciamo a parlare della barca, finiamo fra due urte. Con tutto l'amore del mondo faremo uno speciale su di te, ma adesso dobbiamo parlare del tuo libro, perché tu ti sei dato la scrittura di romanzi gialli e hai un protagonista di questi romanzi. Noi ci siamo conosciuti, come si chiamava? Aspetta, il precedente libro? Le fate in nero, che erano... Erano cinque donne bellissime, partenopee, tutte belle, tutte ricche e tutte non più giovani. Come piacerebbero a te? Ma hai una moglie, forse Maroni, quindi controlli. Ma sono io che non piaccio a loro, lasciamo questo tasto. Controllati che sei sposato, dico bene o nel frattempo qualcosa è cambiato? Non te l'ho chiesto, Gino, lasciamo. Sono domande che non devo fare, io mi ostino. Però tu hai un personaggio, torniamo al libro, che è meglio, La Murena uccide in silenzio, fallo vedere, mostralo. E il personaggio è sempre Napoleone Esposito, manca a dirlo che è Esposito. Sì. Napoleone Esposito è nato chi è? Chi è Napoleone Esposito? Napoleone Esposito è un investigatore del mare. Hai capito? Innanzitutto è partenopeo, anche lui, dovrei dire anche egli, ma va bene anche lui e mi piace di più. Quindi in quanto partenopeo, in quanto è un investigatore, è intrepido, non ha paura ed è un comico. Sei tu. Sei tu, dai, di la verità. Dai, sotto mentite spoglie. No, io non ho mai fatto un investigatore. E quindi lui e poi è completamente diverso da me, è alto, capelli neri, ricciuti, folti, dove affonda la benda che porta sull'occhio sinistro, perché ha perso un occhio per difendere la propria compagna, la coltellata che doveva raggiungere lei ha raggiunto l'occhio di Napoleone e quindi è orbo. Però si è accorto, dopo un po' di tempo, che il fatto di essere orbo, di avere questa benda, gli dava un'aria da pirata, inquietante e attraente e intrigante allo stesso tempo. Infatti, quando diventa celebre Napoleone, una giornalista lo definisce il pirata più fascinoso di sempre. Hai capito che quindi, ti sei diventato. E questo è un grande piacere di Anna, perché... sotto sotto è parecchio gelosa, e Napoleone sotto sotto piaciucchia. Hai capito?
Hai capito? Però in questo libro, questo Napoleone si deve confrontare con una protagonista, no? Che è questa Murena. La Murena è uno dei personaggi. È uno dei personaggi. Però una Murena è... gigante, sì. Lunga fino a 3 metri, dal peso di oltre 30 kg. Sì. E che fa sta Murena? Uccide? Se, mi piacerebbe parlare un po' della Murena in sé. Oh, la Murena è un animale poco conosciuto in genere da tutti, perché tra l'altro è poco appetito. Questa Murena gigante è innanzitutto la prima cosa, sai come ho pubblicizzato questa cosa? Mi ha detto, ma che significa in silenzio? Perché io come pensavo che mangiasse facendo rumore? Oh, io ho detto, no, il fatto che sia silenziosa nel mangiare è dovuto al fatto che è un pesce, sta sott'acqua ed è normale che mangi silenziosamente. Oh, perché la Murena adora i pesci, adora i polpi, non disdegna qualche carcassa d'animale. Ma mi stai facendo fare divulgazione scientifica adesso qua? Ma diciamo la storia, stammi nella storia, perché poi rischiamo di raccontare. Siamo nella storia, perché la Murena, per smettere di essere silenziosa, succede qualcosa. Ah. Questo qualcosa purtroppo lo fanno sempre... Chi è che cambia la natura? Solo un essere. L'uomo. Oh. Ah. E questo come succede? Beh, ve lo dovrete leggere. Certo. Poi questa Murena gigante, tra l'altro molti dicono che le Murene abbiano il morso velenoso, non è vero. Il morso della Murena è potente, molto potente. Se vogliamo entrare nello scientifico, è da 2000 psi, che è una scala... Che è 2000 psi? Psi è un'unità di misura di una scala anglosassone. Okay. Ecco, ma la matematica, oui. Io non volevo dire niente. Noi ci arriviamo subito. Questo c'ha la Murena, un morso da 2000 psi. Uno psi equivale a 2000 praticamente una tonnellata su 5 pollici quadrati. Quindi pensano un poco tu che morso c'ha questa Murena. E che fa sta Murena? Dacci qualche indizio, qualcosa, allora, non ci devi svelare il finale. Ve lo do. Gli antichi romani mangiavano le Murene, per loro era un cibo assai prelibato. E come si ringalluzzisce il nostro Davide? Lui, per esempio... non è appetibile, invece è molto appetibile. È molto appetibile. Già c'ha due o tre ricette pronte da darci. Davide, a me la Murena non piace, l'ho mangiata diverse, ma solo come zuppa. Invece sulle messe degli antichi romani la Murena era un cibo prelibato e c'erano le peschiere dove queste Murene venivano allevate e poi finivano sulle messe. Solo che poi si narra una storia strana, se volete ve l'accenno. Ah, proprio un accenno, perché un non accenno abbiamo proprio tanti perché minuti, È quella di Vedio Pollione, che era un ufodente, non uso quella la parola che seguiva, di cui abbiamo detto prima. Questo che faceva, invece di mangiarle le Murene, si divertiva a dargli in basso i suoi schiavi. E questa è una questione per Napoleone Esposito. Questo è materiale. Sono passati 2000 anni, perché vedi, Napoleone è morto poco prima di Cristo. Seneca e Tacito ci hanno raccontato questa storia e ci hanno anche raccontato che una volta a un festino era presente l'imperatore Augusto. Uno schiavo fece cadere un bicchiere, lui subito lo schiavo buttatolo nella peschiera. Lo schiavo si gettò ai piedi dell'imperatore chiedendo non la grazia, chiedendo di essere ammazzato differentemente. L'imperatore si incazzò, ma forse non tanto per lo schiavo, ma perché il suo ospite, il suo anfitrione, si era permesso di emettere una sentenza di morte in sua presenza. Si fece portare tutti i bicchieri, i caccavelle, i pendoli, cose, tutto quello che teneva, ruppe tutto e lo schiavo, dopo appena ebbe un momento libero, si uccise, perché sennò faceva una brutta fine. Quindi, ma tu sei un appassionato anche di storia, quindi? Sì, sei di mitologia, storia. Lui navigando, legge, scrive, pensate che vita meravigliosa, che veramente questa puntata credo che distribuisca. Guarda con lui. D'accordissimo, perché Davide, io ogni volta che navigo perdo un sacco di chili.
perché cucino in una maniera atroce. Come lo facciamo insieme? Se mi servono due conti vengo anch'io. Sta bene che adesso... Ed è anche buono. Ma allora, di qua è nata una presentazione, di qua è nato un viaggio, mi sembra veramente una puntata meravigliosa. Ci stiamo però per salutare, quindi Gino, io andrei un pochino a stringere. Andiamo a stringere. Ma allora, veramente, un minuto. Oh, accattato un libro. Accattato un libro. Oh, ecco, quindi questa è la prima cosa. E accattatevi insieme anche le fate in nero, quello precedente, perché i primi due non sono come collegati come le fate in nero e ok, qui c'è un legame, quindi li potete leggere in sequenza. Accattatevelo tutte e due e mi raccomando, per i regali di Natale, una cosa bellissima, sta su Amazon, posso dirlo? Ma sì, su Amazon, ma comunque su, sì, però basta cercare Frangente, e basta cercare Gino Corcione su Gino Corcione, Facebook. La Murena uccide in silenzio. Oh, sì. Pure io ho i followers, eh. Che c'è Davide? Che c'è? No, questo dice l'animo napoletano. No, qui è meraviglioso, proprio. Meraviglioso. Non mi toccate i napoletani. Che vi credete? Ce l'ho pure io su Facebook. Hai ragione, scusa se non sono andata a vedere i tuoi follow. 61 follower. Come Guarda. 61 follower? Che meraviglia, siamo in chiusura. E allora parto con ringraziare Gino Corcione che ci ha strappato un sorriso, ma non avevo dubbi. Grazie ad Anna Di Giorgio, grazie a Davide Nanni, a Rocco Dedda, grazie a Gisella Bianco. Siete stati ospiti meravigliosi di questo salotto. Ovviamente vado a ringraziare anche lo squadrone di Consigli per gli Acquisti Show e parto col salutare e ringraziare Alfredo Scogna e Valeria Di Berardino, che aspetto qui martedì prossimo. Grazie a Danilo Cinquino alla regia, Alberto Capo e Francesco Berardinelli alle telecamere, naturalmente Andrea Di Fabio che tutto coordina, Cristina Donatelli, e poi grazie ad Albano Paolinelli, a Maria Gemma Colasante, e soprattutto grazie a tutti voi che ci avete seguito anche questo martedì con affetto. Il tempo di una settimana e noi si torna qui su Rete 8. Buonanotte.